Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 9 del settimanale che Fano TV dedica allo sport. Sbarca in zona playoff l'Alma Juventus Fano, allungando la striscia di vittorie al Mancini, superato in rimonta anche il Matese, fin qui bestia nera nelle ultime due stagioni della formazione granata, che dunque dà prova della sua volontà di raggiungere questa post-season, mettendo in mostra quelle qualità che l'hanno contraddistinta nella prima parte della stagione e di nuovo nella fase attuale. Del momento attraversato dalla squadra, ma soprattutto di altri temi che riguardano il presente e il futuro della società, parleremo con Mario Alessandro Russo, presidente dell'Alma Juventus Fano, in collegamento con noi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Andiamo a vedere cosa è successo domenica al Mancini, questa vittoria rimonta sul Matese in una partita che la squadra granata, come sua consuetudine, ha aggredito, non riuscendo però a creare occasioni, a parte il palo di Zanni. Matese che si è difeso con ordine, che poi nel corso della ripresa, come vedremo, è riuscito a colpire la prima opportunità utile. Lì è venuto fuori il grande cuore, ma non solo, della squadra granata. Come ha visto questa partita il presidente Russo? Ma io ho visto un primo tempo di assoluto livello. Al di là del palo di Zanni ci sono state un paio di punizioni pericolose, un colpo di testa sempre di Zanni e diverse azioni che al limite dell'area non siamo riusciti a finalizzare nell'ultimo passaggio. Quindi primo tempo di assoluto livello da grande squadra, dove abbiamo concesso solo un calcio di punizione dalla tre quarti fondamentalmente. Secondo livello, iniziato col piglio giusto, purtroppo una disattenzione difensiva a metà campo, un contrasto perso su un colpo di testa. Eccolo qua il gol del Matese, mi pare. Esatto, ci è costato un'imbucata, no, penso l'azione successiva. Sì, esattamente. Eccola, eccola qui, questa è. Ah no, un'altra conclusione da fuori. E quindi diciamo abbiamo avuto questi minuti di un po' di sbandamento, dove Napolano è stato bravo nel primo controllo e imbucare anche l'angolo basso di Bizzini, insomma. Però ecco, non era facile a quel punto reagire, perché si poteva anche pensare dal campo che fosse una di quelle domeniche in cui le cose non vanno, e invece l'Alma è riuscita a ribaltarla. Allora, devo dire che la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, perché a parte a Montegiorgio non siamo mai riusciti a ribaltare un risultato negativo, e probabilmente uno dei fattori che ci ha girato male anche in casa con Notaresco e con il Nuova Florida è stato proprio quello di demoralizzarsi nel momento dell'evento negativo. Invece domenica, un po' grazie a una prodezza balistica di Allegrucci e al gol, quelli che si definivano una volta Eurogol, veramente un Eurogol e anche quello un po' fortunoso, lo possiamo dire, di Niang, insomma il risultato ci è girato a favore. Però sicuramente l'approccio della squadra e di chi è subentrato lasciava presagire comunque la volontà di non arrendersi al risultato negativo. Si può dire che la squadra si stia definitivamente ritrovando dopo la parentesi negativa tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, e soprattutto quanto incide la spinta del fattore campo, perché l'Alma sta inanellando una serie di vittorie, sono già 5 al Mancini. Beh, io quello che credo è che alla fine stiamo dimostrando di essere un gruppo di valore, quindi a questo punto spero che sia influente il fattore campo, perché questo campionato ha dimostrato che si può vincere e si può perdere su tutti i campi. È un'Alma che sta complessivamente rispettando le aspettative? Erano questi i programmi, al di là degli episodi, delle fasi che caratterizzano da sempre una stagione e che possono essere anche in contraddizione tra loro? Ma a inizio anno abbiamo detto che cercavamo una salvezza tranquilla con un occhio a qualcosina in più. Siamo praticamente salvi ormai da 7-8 giornate con anticipo e siamo in piena lotta per i playoff, quindi credo che le aspettative siano state ampiamente rispettate da questo gruppo. Quanto è realistico l'obiettivo playoff, ma soprattutto
quanto ci tenete, visto che poi in concreto non è che playoff spalanchino chissà quali porte. Beh, che sia realistico, ovviamente siamo lì, quindi è assolutamente realistico. A tenerci ci teniamo molto perché serve a cementare un gruppo, ad abituarlo a partite di alto livello, quindi sicuramente faremo di tutto per raggiungerli e poi tireremo le somme a fine campionato. Si è sempre detto che questa stagione andava interpretata come una stagione di transizione per mettere le basi per qualcosa di più importante in futuro. Anche da questo punto di vista siete soddisfatti dell'andamento del campionato? Ma credo assolutamente sì, perché chi vuole analizzare con dati obiettivi questa stagione può sicuramente riscontrare un gruppo giovane che ha tutti under di proprietà, che può assolutamente crescere anche negli anni futuri e quindi penso che sia assolutamente positivo anche da questo punto di vista. Poi c'è un fattore fondamentale. Oggi anche chi magari non è ancora sotto contratto ha assolutamente gradimento e piacere a rimanere con questa società che ha dimostrato serietà e puntualità in tutti gli impegni presi. Quanto si sta rivelando funzionale a questo progetto la scelta di Mosconi? Beh, io penso che sia la scelta vincente, però l'ho fatta io, quindi sono di parte nel dichiararlo. Altre scelte in passato non erano state altrettanto felici, quindi se ne può attribuire tranquillamente la paternità. E anche fatto io, però ho fatto tesoro dei miei errori e quindi quest'anno l'ho dichiarato nel momento più difficile, ho preferito fare quadrato con il mister, con lo staff tecnico e non, come posso dire, cedere a quello che sarebbe stata la volontà della piazza in quel momento. Con Mosconi in panchina, con la base di questa squadra, con innesti mirati, si può pensare al ritorno tra i professionisti, ma soprattutto il ritorno tra i professionisti è nei piani di questa società? Beh, allora, qua si apre una parentesi abbastanza complessa. Sicuramente ogni campionato fa storia a parte. L'anno prossimo dovremo capire quali sono le compagini al via. Quest'anno c'è stato il Pinedo che fondamentalmente già a luglio si era capito che faceva un altro campionato per budget, per solidità della struttura, della società, eccetera, eccetera. Sicuramente questo è un gruppo che io penso sia difficilmente migliorabile e anzi andrebbe in qualche modo cercato di confermare nella quasi totalità, magari ecco, con un paio di innesti che possano garantire di lottare al vertice. Quello che ha colpito. Ma no, Prego. solo per concludere, alla fine se leviamo il periodo di appannamento probabilmente facciamo gli scongiuri per questo finale di stagione. Senza quel periodo di appannamento, probabilmente saremmo stati stabilmente nelle posizioni di vertice. Quello che ha colpito nelle testimonianze anche degli ospiti che abbiamo accolto in queste settimane è il racconto di uno spogliatoio assolutamente straordinario. Anche giocatori che hanno girato tante squadre hanno ribadito di non aver mai trovato una realtà di questo tipo. Ma è la vera forza di questo gruppo, dei ragazzi eccezionali, uno staff eccezionale. Ho anche detto questo, quest'anno zero polemiche nello spogliatoio, purtroppo Non qualche era stato così problemino l'anno l'hanno scorso? venuto fuori. Ma l'anno scorso, voi anche per la posizione di classifica, è normale che qualche diatriba, qualche scontro un po' più acceso in allenamento, qualche episodio, insomma, c'è stato, è inutile nasconderselo. Quindi qualche problemino c'è stato all'interno dello spogliatoio anche l'anno scorso, sì. Uno sguardo ora ai risultati anche alla classifica dell'ultimo turno. Il presidente Russo faceva accenno al Pineto
che continua nella sua marcia, anche se col Notaresco ha faticato e non poco. La Vigor Senigallia prova a tenere il ritmo nel finale, ha ribaltato una partita che sembrava compromessa con la Vastese e si mantiene comunque a 9 lunghezze, confermandosi la rivelazione indiscussa di questa stagione. Alle spalle delle prime due è sicuramente l'Alma, la squadra più in salute, ha preso punti praticamente a tutti nell'ultimo turno. Anche analizzando la classifica, il presidente Russo vede una traduzione di quelli che sono i valori che le diverse squadre hanno espresso in questo campionato? Sì, assolutamente sì. Diciamo che noi penso che possiamo definirci soddisfatti dall'aver battuto due volte la capolista, che sta facendo un campionato a parte. Col Trastevere abbiamo vinto all'andata e perso al ritorno. Adesso abbiamo ancora gli scontri con Senigallia e Cinzialbalonga per confermare che siamo una buona squadra, che assolutamente può lottare ai vertici. E archiviamo in qualche modo la parte relativa al calcio giocato per aprire quella invece che è contraddistinta dalle vicende societarie che hanno tenuto banco, in particolare nelle ultime settimane, ma non solo. Il presidente Russo ha espresso e confermato piena fiducia alla squadra, quella fiducia che evidentemente è venuta meno rispetto ad alcuni collaboratori che si sono fatti da parte. Un altro, il direttore sportivo Danielli, è stato rimosso dall'incarico. A cosa è dovuto quello che è accaduto nelle ultime settimane? Si sapeva all'interno dell'ambiente che qualche attrito c'era, ma è possibile che questo attrito, così come è sembrato sempre dall'esterno, sia in qualche modo deflagrato nel momento in cui è nata questa storia? Poi il presidente Russo ci chiarirà di che storia si tratta, della trattativa o presunta tale per la cessione della società? Ma purtroppo, come ho detto prima, qualche problemino fuori dallo spogliatoio l'abbiamo avuto e anche nel momento più delicato della stagione c'è stato qualche attrito. Normalmente durante l'anno ho cercato di fare quello che io ho dichiarato essere il maestro d'asilo, insomma, di mettere un po' pace tra i vari scolaretti che giravano intorno alla dirigenza. Nel momento in cui la classifica ha permesso una tranquillità tale che non influenzasse il rendimento della squadra, ho ritenuto opportuno accettare le dimissioni di quelli che erano stati, tra virgolette, gli artefici di un battibecco fra di loro, insomma, in qualche modo di cui io ero oggetto, ma a mia insaputa. Che poi il tutto nasca da una presunta trattativa che non c'è mai stata, e a me può soltanto dispiacere. Sono persone che si sono, quelle che si sono dimesse, di cui io confermo la stima personale, li ringrazio per quello che è il contributo che hanno dato durante la stagione, ma che non è un mistero, non andassero d'accordo fra di loro, insomma, tra dirigenti. E riguardo invece a Danielli, che rappresentava comunque un punto di riferimento anche per l'esterno? Ma per quanto riguarda il direttore, c'è da fare una distinzione. Dal punto di vista sportivo è chiaro che ha fatto poco, nel senso che lui è arrivato e ormai è il punto di riferimento per la squadra, per i procuratori, per l'esterno, ma ero io perché avendo già fatto la rosa diciamo, ho potuto prendere poche decisioni da questo punto di vista, anzi qualcuna la rimpiango pure perché a inizio dell'anno non ero assolutamente convinto di Bamba e nelle sue valutazioni mi disse che avrebbe fatto più gol di Broso. Fortunatamente ha sbagliato, nel senso che Broso sta facendo una grande stagione, quindi sono contento di aver confermato il nostro capitano. E dal punto di vista poi organizzativo, purtroppo già durante l'anno più volte aveva questa smania di voler apparire, di visibilità, a volte prendendosi meriti non suoi. L'ha fatto anche con l'ultima intervista nella quale fondamentalmente si è preso addirittura i meriti dell'ospitale. Non so,
risaluta il vicepresidente, l'ha pagato il vicepresidente, ma di altre cose anche banali che forse non fanno neanche curriculum da questo punto di vista, per chi immagino debba farlo dal punto di vista te, insomma, ha soltanto confermato che probabilmente la cucitura dei rapporti era molto interessato a far aprire il proprio ruolo in primo piano piuttosto che cucire i rapporti tra i vari dirigenti e tra le varie persone. È vero che poi dopo sono dei frati in questa raffica di dimissioni, e nel momento in cui ho deciso di non intervenire più in prima persona. Come sono andate realmente le cose con gli UIS? C'è stato un contatto, un abbozzo di trattativa? Qual è stato lo sviluppo di questa vicenda? Ma guardi, io se lo rincontro in mezzo alla strada probabilmente neanche lo riconosco, perché l'ho visto una sola volta e a settembre. Poi mi era stato chiesto di incontrarlo il lunedì, quando ho saputo che l'interessamento era da parte dei proprietari del Cesena. Mi era stato chiesto di incontrarlo il sabato allo stadio, ma avendo saputo che si trattava di loro, non ho ritenuto e ho detto che non ero disponibile a trattare a loro la cessione eventualmente. Questo per quale Da motivo? lì, ma semplicemente perché avendo avuto già altre trattative in passato con altre cordate, le ritengo, nel caso dovessi decidere di cedere, sicuramente più interessanti, insomma. Quindi avevo già informato Orciani stesso il giorno dopo che non avrei incontrato nessuno. Poi Giovanni ha ritenuto di invitarli lo stesso allo stadio e non avevo niente in contrario. Certo, sono rimasto molto meravigliato che pare siano stati in comune ad illustrare progetti, dichiarare interesse per la piazza di Fano senza neanche aver fatto una telefonata al sottoscritto o firmato un accordo di riservatezza, insomma, non lo so. Questo mi ha confermato di aver fatto la scelta giusta nel non approcciare la trattativa. E a proposito del comune, altro terreno scivoloso nelle ultime settimane, come sono allo stato attuale i rapporti dopo lo scambio di battute molto velenoso delle settimane scorse riguardo al progetto di riqualificazione dei militari e più in generale all'impiantistica? Noi a questo proposito abbiamo protocollato le integrazioni che ci erano state richieste nella conferenza dei servizi. Devo dare atto al mio vicepresidente e al presidente del settore giovanile che hanno probabilmente avuto un approccio più moderato del mio, che ormai ero focalizzato su una data che oggettivamente non è più ipotizzabile, e hanno puntato più all'obiettivo, sperando che non sia troppo di là a venire. Per quanto riguarda i rapporti con il comune, l'ho già dichiarato anche questo: se in qualche modo sosterranno le iniziative dell'Alma, io sarò il primo a congratularmi con loro. Diversamente, proprio per quello che lei prima chiedeva sui progetti ambiziosi, è normale che senza il sostegno della politica in generale, dell'amministrazione nello specifico, è difficile pensare che si possa ritornare tra i professionisti con uno stadio che è fatiscente, con una serie di adeguamenti che vanno necessariamente fatti, e potrei continuare, insomma, alle strutture di allenamento, come ha giustamente detto il mister. Lì ci vuole un impegno della politica. Per concludere, allo stato attuale, quante possibilità ci sono che Russo resti alla guida dell'Alma anche la prossima stagione o nelle prossime stagioni? E quante possibilità ci sono che l'Alma si presenti al via del prossimo campionato, puntando in alto? Ma ad oggi io sono concentrato, come tutta la squadra e tutto lo staff, a finire nel miglior modo possibile questa stagione, perché ritengo che l'obiettivo dei playoff sia alla nostra portata e sarebbe comunque un obiettivo prestigioso.
Poi sicuramente a fine campionato tireremo le somme. Noi stiamo lavorando per un progetto pluriennale con il mister, con lo staff. Quindi ipotizzando che il nostro impegno continui senza fare il passo più lungo della gamba. Quindi se questo significherà riuscire a lottare ai vertici, sicuramente ci proveremo, ma non è la nostra ossessione, puntare a ritornare tra i professionisti se non ci sono le condizioni. E questo può porre dei problemi rispetto ad una piazza che, come tutte le piazze, è legittimamente ambiziosa? Ma giustamente i tifosi sono tifosi, quindi è legittimo che vogliano sempre vincere e puntare sempre più in alto. Chi è chiamato a fare le scelte deve in qualche modo anche capire qual è la cosa più giusta. E in questo momento faccio io le scelte e quindi ritengo che non fare passi azzardati e se non ci sono le condizioni, non allungare troppo la gamba sia la scelta più giusta. Il Grazie a che non Mario. vuol dire non puntare a vincere, vuol dire secondo me puntare a vincere con progetti sostenibili nel medio periodo. Dicevo grazie a Mario Alessandro Russo, presidente dell'Alma Juventus Fano, che ha accolto il nostro invito. Noi ci rivediamo tra qualche istante. Rimaniamo al calcio, trasferendoci però al campionato di promozione per occuparci di una delle realtà comunque più importanti di questo torneo, l'Atletico Mondolfo Marotta. Abbiamo ospiti questa sera il direttore sportivo Paolo Pretelli, buonasera e Buonasera Andrea, benvenuto, grazie per l'invito. e Alain Pompei, allenatore del Mondolfo Buonasera. Marotta, una squadra che sta vivendo un momento che non è certo il più favorevole della stagione, dopo una prima parte di campionato decisamente lusinghiera che l'aveva proiettata ai primissimi posti della graduatoria. Scorro nel frattempo le immagini della gara disputata sabato scorso in casa contro la Biagio Nazaro, arrivata alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, un solo punto. Chiedo subito a Pompei, troppo bello prima, troppo brutto adesso, qual è il vero Mondolfo Marotta? Allora, ma no, troppo bello prima no, perché comunque i punti conquistati li abbiamo tutti meritati, giocando bene, facendo delle grandi partite. Però chiaramente, come in tutte le stagioni, arriva poi il momento difficile, è arrivato per noi, speravo che non arrivasse mai, ma è arrivato. Abbiamo raccolto un punto nelle ultime cinque, però secondo me non sono mancate le prestazioni, perciò abbiamo fatto degli errori, magari degli errori singoli che in questo momento del campionato li paghi, perché comunque le squadre sono più organizzate rispetto al girone d'andata, si sono rinforzate che si devono rinforzare, perciò chiaramente si è alzato il livello e bisogna anche noi che ci alziamo il livello per poter continuare a fare risultati come il girone d'andata. Da che calcio è calcio, in effetti il girone di ritorno è sempre un'altra storia. Sì. Questa flessione comunque si può interpretare come fisiologica o c'è qualche motivazione particolare legata anche alla condizione di qualche giocatore? No, no, io penso che, ripeto, è più legata a degli errori che abbiamo fatto singolarmente che poi ci hanno condannato alla sconfitta, hanno deciso il risultato. E anche ad episodi particolari come questa grande esecuzione Sì, da fuori che ha determinato il risultato sabato scorso. ci sta, nel calcio, anche il bello del calcio, ogni tanto vedete dei bei gol, purtroppo nelle ultime due partite li abbiamo subiti, due grandi gol. Domenica, sabato con la Biagio e domenica scorsa a Cagli, però a Cagli fortunatamente si è stati bravi a riprenderlo e anzi forse alla fine pareggio ci stava anche stretto. E invece sabato non siamo riusciti, però dobbiamo ripartire, domenica fortunatamente abbiamo una bella partita a Gabice contro una squadra importante, però è una partita come tutte del campionato alla portata, perché il bello di questo campionato di quest'anno è che non parti favorito con nessuno, ma non parti neanche battuto con nessuno. Perciò è la partita che ci dobbiamo giocare, dobbiamo riprendere il cammino, ci siamo fermati, ma ci abbiamo tutte le possibilità per farlo. Le valutazioni della società Pretelli coincidono con quelle dell'allenatore? Beh, direi sostanzialmente di sì. Diciamo che siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi che
stagionali, tra virgolette, quando siamo partiti. Ecco, come obiettivo avevamo una salvezza tranquilla e la valorizzazione dei ragazzi, dei giovani nel nostro territorio, nel nostro, diciamo, settore giovanile, ecco, più che altro. Infatti stiamo per lo più utilizzando dei ragazzi che vengono proprio dalle nostre giovanili, oppure che sono andati a fare esperienza in squadre, in campionati nazionali di squadre limitrofe, però che sono rientrati, ecco, a fare gli under nella nostra prima squadra. È chiaro che avevamo, insomma, cominciato a assaporare una classifica... Ci si fa la bocca, no? Sì, diciamo di sì, però, come diceva il mister, non è ancora nulla di precluso, perché ci sono ancora diverse partite da giocare, siamo ancora in lista. La zona playoff è più vicina alla zona playout. Esatto, esatto. Nonostante la sconfitta di sabato con la Biagio, che era la penultima, diciamo, la sest'ultima, abbiamo mantenuto un distacco di 7 punti alla zona playout, quindi questo ci consente ancora un margine di, tra virgolette, ecco, di sicurezza. È chiaro che dobbiamo, come diceva il mister, riprendere a fare dei punti, a muovere la classifica, e secondo me nell'ultima fase del campionato possiamo dire la nostra e provare anche, perché no, a fare qualcosa di meglio della salvezza. Ecco. È stato già fatto cenno ai criteri che vi hanno ispirato in sede di costruzione della squadra. Vi siete chiaramente affidati anche a giocatori che sanno il fatto loro in questa categoria. In particolare riferimento va alla coppia d'attacco composta da Cordella e Bracci, che vi ha dato sinora una grossa mano. Sì, direi di sì. Credo che sono due attaccanti per la categoria importanti. Cordella l'avevamo già preso l'anno scorso, viene dal Fossombrone, dall'eccellenza. E lì ha trovato poco spazio, quindi è venuto a fare, diciamo, ecco, un po' di esperienza in una categoria come la promozione. L'anno scorso ha fatto molto bene e siamo riusciti a trattenerlo anche quest'anno, insomma, ecco. E Simone Bracci invece è un attaccante che viene da diversi anni di categoria di promozione, perché era già stato anche con noi 3 anni fa, se non sbaglio, nel periodo pre-Covid, aveva fatto già 2 campionati di promozione come Mondolfo, insomma, ecco. E quindi era un ragazzo che noi conoscevamo molto bene, sia come a livello caratteriale, sia a livello di caratteristiche. Quindi secondo me formano un'ottima coppia. Se lo stanno dimostrando. Se guardiamo la classifica marcatori... loro ci sono. E loro ci sono e sono nelle parti, insomma, alte. Insomma, speriamo che questa ultima parte di campionato ci possano dare un contributo per raggiungere un bel obiettivo. Ecco. Quali sono gli elementi distintivi di questa squadra? Su cosa si è puntato in particolare? Allora, questa squadra... volutamente è stata fatta con un'età media molto giovane. Io penso che la nostra età media sia la più giovane del campionato, siamo sui 22-23 anni di età media, e abbiamo puntato anche principalmente su ragazzi del posto, perciò ragazzi che sentono in particolar modo l'attaccamento alla maglia e al paese. E siamo una squadra che, perciò, in base anche all'età molto giovane della maggior parte della rosa, punta molto sull'agonismo e sull'intensità soprattutto, ed è una cosa che obiettivamente ci ha fatto fare quel salto di qualità che magari inizio anno non era così scontato. E poi chiaramente con il passare del campionato, chiaramente questa intensità è rimasta alta, però inizia ad essere un po' più dura, non basta, perciò adesso bisogna che aumentiamo anche la qualità del gioco, la qualità allargare il repertorio. Sì. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultimo turno del campionato di promozione, per l'appunto. In testa, e sta facendo un po' corsa a sé, il Kappa Sport Montecchio. Credo che siano tutti d'accordo i protagonisti di questo campionato nel definire appunto il Montecchio qualcosa di estraneo, sì, a questo campionato. Io penso che sia una squadra costruita per stravincere il campionato, e lo stravincerà, come è normale che sia. Penso che sia una squadra che potrebbe far molto bene anche in eccellenza già adesso. È una squadra costruita obiettivamente anche con un budget molto superiore anche alle altre squadre, sta facendo la differenza e merita ampiamente la posizione che tiene. Alle spalle della capolista, l'Urbania, passando sul campo del Marzocca, cerca di tenere un ritmo che peraltro non è il suo, mentre per quello che riguarda, e passiamo alla classifica, le posizioni di rincalzo, si sta mettendo ancora una volta in evidenza il Sant'Orso, che è passato sul campo del Valfoglia. Che squadra il Sant'Orso, l'avete affrontata come tutte le altre, è in grado di tenere quella posizione fino alla fine? Io penso che il Sant'Orso sia la classica squadra che fa
costruita per far bene in promozione, con giocatori di categoria superiore, esperti nei punti giusti. Secondo me è una squadra di quelle che punta ad arrivare tra le prime cinque, a giocarsi un posto nei playoff, come Urbagna, come Portuali, io la vedo su quel livello lì. E per quello che riguarda in assoluto questa classifica, dice il vero rispetto ai rapporti di forza che si sono sviluppati in questo campionato? Sì, io lo dicevo, l'ho sempre detto ai miei ragazzi, adesso noi è la 24esima partita ed è la prima volta che siamo fuori dalle prime cinque, e dicevo che noi eravamo gli intrusi, perché comunque Urbagna ha fatto una squadra importante, i Portuali hanno fatto una squadra importante, il Sant'Orso, la Vigor Castelfidardo, la Fermignanese. Alla fine stiamo vedendo che la classifica rispecchia... Alla lunga stanno emergendo i veri valori. Sì. Parliamo un po' della storia di questo Atletico Mondolfo Marotta, che racconta della fusione fra due realtà che ineriscono allo stesso comune. Come è nata l'idea, come si è sviluppata e quali sono le prospettive che state coltivando? L'idea, diciamo, che parte un po' da molto lontano, da distanza. La memoria storica dei dirigenti di ambe le due le società, insomma, ci narrano che parte questa storia di questa fusione, se ne è cominciato a parlare già 30-40 anni fa, diciamo, ecco. Poi tornando, però hanno avuto la meglio le rivalità, forse. Esatto. Tornando alla storia un pochino più moderna, diciamo che le prime avvisaglie di fusione furono negli anni 2000, quando ci fu il Mondolfo Targato Ligi, che era stato promosso in eccellenza, e quindi chiese al Marotta i ragazzi per poter fare la juniores, in quanto il Mondolfo storicamente non aveva mai avuto il settore giovanile, piuttosto che il Marotta invece è stata sempre una società che ha puntato molto sui giovani del territorio. Per venire ai giorni d'oggi, quando sempre diciamo il particolare della juniores è stato un po' l'aggancio che ha fatto un pochino, ecco, ragionare le due società. Nel periodo post-Covid ci siamo incontrati con Daniele Tonelli, che è il responsabile del settore giovanile attuale della società. Abbiamo cominciato a ragionare sul fatto di poter fare la juniores regionale, in quanto il Mondolfo aveva il titolo di categoria di promozione, quindi era qualificata come juniores regionale. E Marotta aveva, diciamo, iniziato a ricreare un settore giovanile importante, quindi di creare, ecco, il binomio prima squadra e settore giovanile, che possa essere, diciamo, da serbatoio per la prima squadra. In una realtà come la nostra, al stesso comune Mondolfo e Marotta, cioè anche a livello, insomma, puramente di economico, tra l'altro, finanziario. Questo tipo di operazione si è moltiplicata nel corso degli anni anche in altre realtà, certo. Proprio perché i costi si sono fatti sempre più onerosi, per cui c'è bisogno di unire le forze. Direi proprio di sì, e vorrei anche accennare che al fronte di un'imminente riforma dello sport che sta per entrare dai primi della prossima stagione, ci sarà un profondo cambiamento nello sport dilettantistico, e credo che unire le forze, accorparsi, sia la vera scelta vincente per le società. Come è stata recepita però dall'ambiente questa iniziativa? Ma è stata recepita inizialmente, chiaramente c'è un pochino ancora di diffidenza. Sì, diffidenza, campanilismo. Se magari vai al bar a Marotta ti dicono: ah, ma quello è il Mondolfo. Se vai al bar a Mondolfo ti dicono: ah, ma quello è il Marotta. Però noi, insomma, ecco, sappiamo bene la strada che dobbiamo percorrere. Avevamo già previsto nel momento in cui ci siamo accordati, noi abbiamo tenuto adesso staccate le due società, quindi una società che opera sul settore giovanile, poi i ragazzi arrivano fino agli allievi e poi vengono in prima squadra, juniores, prima squadra come Atletico. Avevamo già previsto di unire la società, di fare un'unica società, e ci stiamo già, insomma, ecco, lavorando. Insomma. Tra l'altro si può fare riferimento ad un bacino piuttosto esteso, tutto sommato. Beh, direi di sì, insomma, Mondolfo Marotta sono 15.000 abitanti, quindi vuoi fare un cenno anche, insomma, sulle strutture, perché... Sì, voi giocate con la prima squadra a Mondolfo, allo stadio di Mondolfo. Al momento sì, e diciamo il centro di allenamenti del settore giovanile è concentrato sullo stadio Via Martini di Marotta. Sul quale insiste un progetto? Sì, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale sono stati appena stanziati un'importante somma per la riqualificazione dell'impianto di Marotta, che verrà fatto tutto in sintetico con nuovi spogliatoi, luci omologate al LED e quant'altro. Mentre su Mondolfo proprio in questi giorni partiranno dei lavori importanti per la riqualificazione del manto erboso, insomma, ecco. Che mi pare mostri un po' il fianco nell'ultima partita, credo che non abbia agevolato il compito dei 22 in campo. Direi di sì.
Ecco, quanto in questo periodo, ma è storia comune un po' tutte le realtà sportive, incide il fatto di non poter lavorare adeguatamente su un campo all'altezza e di non potersi poi esprimere nel fine settimana su un fondo di gioco adeguato? Sì, fa la differenza, obiettivamente fa la differenza sia settimanalmente nel lavoro quotidiano, perché avere un campo che ti permette, io parliamo di campi sintetici, adesso il campo sintetico ti il permette, presente e anche il futuro è quello, ti permette di lavorare sia sotto la pioggia, sia se c'è in qualsiasi gradi, in qualsiasi condizione, perciò sicuramente aiuta, ma io parlo per la prima squadra, ma però il mio pensiero va al settore giovanile, perché comunque noi ci possiamo adattare, invece i ragazzi del settore giovanile, 10-12 anni, quando devono fare poi quel salto di qualità per venire magari anche nei prossimi anni in prima squadra, oppure per andare anche in società professionistiche, come è la speranza di tutti, devono avere un impianto adeguato per poter migliorare, per poter... E un impianto all'altezza, tra l'altro, esercita un'influenza anche al momento della scelta del ragazzo. Chiaro. Certo, certo. E quindi questo è un traguardo che vi ponete. Per quel che riguarda il campionato, tornando nel dettaglio, si diceva della prossima partita, qual è il calendario che vi si propone di qui alla fine, più impegnativo, meno impegnativo rispetto alle partite che avete affrontato, quali sono le maggiori insidie? Allora, adesso domenica abbiamo subito una partita contro il Gabice, che è una buonissima squadra, che si è anche rinforzata ultimamente prendendo un giocatore come Bartolini, che ha passato trascorsi professionisti. Poi abbiamo la pausa, perché essendo dispari nel campionato abbiamo la pausa, e poi abbiamo le ultime 7 partite, di cui ne abbiamo 4 in casa e 3 fuori. Secondo me quelle sono le partite in cui noi possiamo decidere il nostro destino o in un modo o nell'altro. Tornando invece all'aspetto societario, che in realtà è da questo punto di vista il Mondolfo Marotta? Quali sono i personaggi che sono impegnati in questa avventura e se sono garanzia di solidità e anche di sviluppo dei progetti? Beh, innanzitutto direi di sì, noi abbiamo, insomma, citerei in assoluto il main sponsor Mario Pelinga di Officina 36, che è prima di uno sponsor, è il dirigente che la domenica viene via con noi alla partita, insomma, alla convocazione, sale i ragazzi sulla macchina, porta i ragazzi, quindi è grande passione da parte sua e lo ringraziamo per questo. E poi comunque, diciamo, sono stati ci sono i dirigenti che da una parte o dell'altra, sia la società ex Mondolfo, ex Marotta, sono, diciamo, quelli che sono gli storici, insomma, ecco, delle due società. E c'è un bel gruppo dirigenziale che si sta anche affiatando e ci sono comunque, secondo me, ampie garanzie per un futuro roseo. E è chiaro che vogliamo fare anche i passi secondo la gamba, criterio, esatto, perché poi che non è mai una cattiva politica. No, esatto, anche perché, insomma, vogliamo far bene, vogliamo provare anche magari a fare qualcosa meglio di questa categoria, però ci vogliamo arrivare con la giusta maniera, nel giusto modo, insomma, ecco. Come si trova in questa realtà Pompei da allenatore? Ma io benissimo, perché io sono di Marotta e ho avuto la fortuna di giocare sia a Marotta che a Mondolfo da giocatore, perciò conosco benissimo l'ambiente, conosco i dirigenti e per me è casa, qui è casa. Non ho avuto difficoltà nell'entrare in sintonia con loro, perché li conosco e con i ragazzi ho un rapporto stupendo, perciò per me Marotta è la piazza migliore per iniziare, perché poi alla fine io il primo anno che alleno in prima squadra ho fatto l'anno scorso un anno di junior sempre qui. Quindi un percorso, insomma, parallelo a quello della società in qualche sì, maniera. Sì, insomma, adesso mi stanno dando l'opportunità di mettermi alla prova anche l'allenatore, avendo appeso le scarpette a chiodo, perciò per me meglio di Marotta non potevo trovare come inizio. E questa prospettiva di crescita ci si può riconoscere? Sì, sì, assolutamente, anche sposo anche il progetto di una squadra giovane, una squadra che ha ampi margini di miglioramento, i ragazzi, il progetto di usare i giovani del posto, e quello è fondamentale. Quindi questa squadra può fare da base per la prossima stagione? Secondo me assolutamente sì, abbiamo creato delle buonissime basi per creare una squadra che anno dopo anno può migliorare. Grazie ad Helen Pompei, allenatore dell'Atletico Mondolfo Marotta, grazie a Paolo Pretelli, direttore sportivo dell'Atletico Mondolfo Marotta. Noi ci rivediamo tra qualche istante.
Quando si parla di uno sport popolare nel senso più profondo e autentico del termine, non si può non fare riferimento al ciclismo, una disciplina antica che anche a Fano ha una sua storia, quella incarnata dalla società ciclistica Alma Juventus. E noi dell'Alma Juventus ospitiamo questa sera il dirigente responsabile tecnico Giovanni Ambrosini. Buonasera e benvenuto. Grazie. E Simone Paradisi, che è allenatore della squadra giovanissimi dell'Alma Juventus. Buonasera anche a te. Buonasera a tutti, grazie l'invito. Alma Juventus che è reduce dalla presentazione della nuova stagione, perché la primavera si avvicina e dunque si comincia a gareggiare. Presentazione avvenuta nei giorni scorsi alla Mediateca Montanari. Con quali obiettivi viene inaugurata questa nuova stagione? Qual è il respiro dell'attività che avete impostato? Beh, allora, come sempre ci presentiamo dopo 3 anni post-Covid, abbiamo ripreso questa, diciamo, attività di presentazione. E ci presentiamo con circa 30 ragazzi suddivisi nella categoria giovanissimi, esordienti ed allievi. Giovanissimi, veniamo... Quindi partiamo dai 7 anni, arriviamo ai 16. Ai 16, esatto. E partiamo con la categoria giovanissimi, che abbiamo quest'anno circa 10 ragazzi, 10 bambini, un po' in calo usciti dal Covid, perché comunque qualche ragazzo ha preferito proseguire per altri sport, però comunque siamo in crescita perché abbiamo dei piccolini comunque in... Covid che vi aveva dato un impulso all'inizio perché sport all'aria aperta e quindi c'era una certa attrazione verso questo tipo di discipline, poi però c'è stato l'effetto al contrario. Sì, esatto. All'inizio comunque c'era un po' di nuovi tesserati e cose varie, poi dopo c'è stato un calo perché comunque è uno sport impegnativo e deve piacere perché la fatica non è per tutti. E quindi le altre squadre? Allora, le altre squadre abbiamo categoria esordienti composta da 3 atleti, di cui un secondo anno e 2 primo anno. E il ragazzo di secondo anno potrebbe farci divertire quest'anno perché comunque... Stiamo parlando di? Categoria esordienti. E il ragazzo? Dani Youssef. E mentre i 2 primo anno sono in continua crescita, quindi anche loro potrebbero fare molto bene. Mentre la categoria allievi è composta da 12 atleti, derivano comunque da una stagione con Giacomo Sgherri e comunque anche tutti gli altri, molto molto positiva. Ricordo il 3° posto al campionato italiano a cronometro di Giacomo Sgherri, e la vittoria alle strade bianche di Romagna, la vittoria di Diego Pierini, passato quest'anno nella categoria juniores nella Siderme Fratelli Vitali, e comunque si prospetta una stagione che ci può far divertire. Una stagione che in ordine di tempo quale, Ambrosini, rispetto alla fondazione, alla data di fondazione dell'Alma Juventus, che è del 1977? 77, inizio. Quindi siamo a quota 45. 45, 46. Perché poi l'attività è iniziata nel 78, io facevo parte del primo trappello di atleti dell'epoca. Siamo alla 45ª stagione, E questo qualcosa significa? Significa che abbiamo lavorato bene, siamo ancora in sella. Adesso ci chiamiamo SCD Alma Juventus Fano, prima ci chiamavamo GS Centinaro Lise Meppe all'inizio, agli albori, ma è stata una prosecuzione naturale dell'attività. Abbiamo cambiato a suo tempo nome proprio perché eravamo molto identificati con la azienda Meppe, e ad un certo punto, per crescere anche a livello di sponsorizzazioni, abbiamo convenuto di cambiare la denominazione in SCD Alma Juventus Fano, di modo che potevamo raccogliere anche altri sponsor. In questi anni abbiamo avuto tante belle soddisfazioni, sono passati a noi tanti ragazzi, è stato vinto il campionato italiano del centro sportivo a suo tempo con Bocca Rossa, che è transitato dalle nostre fila. Dalle nostre file è transitato anche un altro ragazzo molto interessante che si è ben distinto nel profesismo, che era Giunti. E da ultimo è transitato Giovanni Carboni, che ha corso fino a poco tempo fa con la Bardiani. L'anno scorso è stata la brutta vicenda con la Gazprom, che purtroppo, causa la guerra,
non li hanno fatti correre. Quest'anno, comunque non gli ha impedito di mettersi poi in evidenza. No, perché ha vinto anche la gara, l'Adriatico Ionica Race, ha vinto la tappa precedente, quella che arrivava a Fano, e la tappa Fano Ancona, se non cadeva forse poteva riportare a casa un altro buon risultato. Quest'anno corre per una squadra spagnola, è iniziata abbastanza bene la stagione, speriamo che prosegua altrettanto bene, insomma, ecco. Uno degli elementi di continuità della storia dell'Alma Juventus ciclismo è la presenza di questi volontari che instancabilmente ogni anno con il loro sforzo assolutamente al riparo da qualsiasi tentazione economica offrono, sì, garantiscono la spinta, sì, sì, a questo progetto. No, noi, la nostra è una società che è fondata sul volontariato. Questo ci consente di non far pagare quote ai ragazzi che si avvicinano a questo sport. I genitori già hanno abbastanza spese, perché con la bicicletta e altre cose hanno, con le trasferte già sopportano dei costi abbastanza consistenti, e abbiamo sempre pensato di non far pagare delle quote, ed è stato così dalla fondazione e continueremo sempre. E questa comunque è una particolarità rispetto, sì, sì, al ventaglio, sì, di discipline che vengono proposte anche ai ragazzi. Anche perché ci siamo sempre proposti di, più di creare l'atleta, di cercare di far crescere degli uomini. E questo lo riesci a fare molto di più se c'è quello spirito di volontariato che contraddistingue la squadra. È nata nel 77 l'iniziativa di Goffi, Sandro, che è stato anche l'artefice della pista, insomma, colui che ha messo in contatto Comune e Federazione Ciclistica per la realizzazione del circuito ciclistico. Di cui ci occuperemo più ampiamente tra poco. È stato molto interessante. E lui, Giovannelli Savino, poi Marconi e Pannaroni sono stati i promotori della nascita di questa società. L'attività di reclutamento dell'Alma Juventus Ciclismo, su cosa battete in particolare? Si è accennato al fatto che sì, volete garantire una formazione agonistica al ragazzo, ma puntate molto anche sulla formazione dell'uomo, tra virgolette. Allora, sì, esatto, come ha detto Ambrosini, noi cerchiamo principalmente di formare delle donne e degli uomini, perché lo sport è anche femminile. E quindi diciamo che prima di tutto puntiamo sui valori e sulla formazione e sull'educazione. Infatti organizziamo tutti gli anni vari eventi, quindi incontri con il nutrizionista, l'incontro con la polizia postale, gli incontri per qualsiasi, diciamo, cosa molto importante. Interdisciplinare, esatto. E dopo il Covid stiamo ripartendo, ma comunque quest'anno abbiamo fatto... C'è stato un evento anche di recente. Sì, però. Esatto. E mentre siamo attivi da pochissimo anche con diciamo degli eventi in collaborazione col Comune di Fano, ad esempio la Fano Città dei Bambini, che ci ha visti partecipare come promotori di sicurezza stradale, ma soprattutto di una cultura stradale. Poi è vero, c'è il circuito ciclistico Marconi, ma i ragazzi poi si devono allenare anche su strada. Esatto. I ragazzi esordienti ed allievi si allenano su strada anche, quindi usare correttamente la strada è importantissimo, non solo durante l'allenamento ma anche quando vanno a scuola, quindi dobbiamo cercare tutti di spingere verso una mobilità sicura, alternativa e coerente. La passione per il ciclismo è trasversale a diverse generazioni, ma nelle generazioni nuove c'è questo trasporto verso questo sport, Ambrosini? C'è ancora? Sì, c'è ancora. I ragazzi, vediamo anche coloro che arrivano in pista così per diletto, si interessano, gli piace. Dopo magari quanto gli illustri ai genitori quello che è l'attività, forse abbiamo più resistenza da parte dei genitori, perché sa, la nostra attività si svolge principalmente d'estate. D'estate si corre di domenica e magari qualche genitore, specialmente per i ragazzi più piccolini, non se la sente di rinunciare alla spiaggia per seguire il figlio. Questo è un sacrificio che non tutti vogliono fare. Poi magari quando sono più grandi questo problema non c'è. Però quello che noi cerchiamo di fare ai ragazzi è di inculcare la passione per questo sport.
che dopo può sfociare in un professionismo o può sfociare anche in una, nell'essere amatori e nel venirci a dare una mano, perché un'altra caratteristica della nostra società è che fino adesso siamo riusciti a reclutare a livello di personale, di volontari e di allenatori, i nostri ex ragazzi che hanno appeso la bicicletta al chiodo e poi sono rimasti nell'ambiente per aiutarci nella formazione degli altri ragazzi. Questa ci dà particolare soddisfazione, sì. Per garantire comunque uno sbocco c'è una novità che sta prendendo corpo in vista della prossima stagione, così Paradisi? Sembrerebbe di sì, per chiudere il cerchio, diciamo che per far fare attività ai ragazzi dai 7 ai 18 anni sembrerebbe che, non vogliamo dirlo molto forte, ma probabilmente riusciremo a fare la categoria juniores. Questo cosa significa in termini di impegno prima di tutto, ma anche di sviluppo dell'attività? No, lo sviluppo dell'attività, diciamo, richiede un budget raddoppiato, forse non triplicato rispetto a quello che abbiamo adesso. Questa è la cattiva notizia. Sì, perché è questo che ci fa rimanere, diciamo, un po' sul chi va là, se andare avanti o meno, ma diciamo che ci sono il presidente e altri sponsor, sembra che siano intenzionati a portare avanti il progetto. Fino adesso noi arrivavamo comunque ai ragazzi fino a 18 anni, perché avevamo una collaborazione, abbiamo una collaborazione con una società ciclistica di Sant'Angelo di Gatteo, che è la Sidermec, a cui praticamente giravamo i ragazzi nostri che volevano continuare nella categoria juniores. Però il nuovo regolamento della federazione ci ha un pochino spinti a fare questo passo, perché il nuovo regolamento crea delle difficoltà in questo senso e abbiamo bisogno un attimo di chiarimenti, e se le cose sono come si prospettano, per dare una continuità ai ragazzi forse è bene fare qualcosa qui in loco, sperando di riuscirci, se no rimane sempre l'altra, la vecchia alternativa. Però ci stiamo mettendo il massimo impegno per arrivare a quel fine, perché tenere i ragazzi impegnati fino ai 18 anni nel processo di formazione è comunque importante. Perché 17-18 anni sono gli anni, diciamo, l'età molto delicata, e poterli mantenere nell'ambito sportivo i ragazzi sicuramente, e all'interno della stessa società. Sì, anche perché il problema è questo, che se i ragazzi che sono andati alla Sidermec, logicamente avevano una società lontana, un'ottantina di chilometri da casa. È vero che avevamo fornito alla Sidermec, che utilizzava un nostro ex collaboratore che è Bartolini Mario, utilizza tuttora, però logicamente c'era qualche inconveniente in più per gli allenamenti e tutto quanto. Se riuscissimo a farlo così, ma a farlo qui sarebbe un bel successo. Stanno scorrendo delle immagini, delle presentazioni degli anni passati, e si ricorda a Fano ancora adesso da parte di molti una presentazione in particolare a metà degli anni 90, con la presenza di Marco Pantani, che nell'occasione fu campione di disponibilità. Sì. È un ricordo ancora vivo, e tra l'altro mi pare ci siano ancora legami molto stretti con la famiglia Pantani. Sì, legami molto stretti. Qualche anno fa, la cena sociale di fine stagione, proprio in ricorrenza, mi sembra, al ventennale di quella presentazione, invitammo il babbo e la mamma di Marco, la Tonina e Paolo, assieme al suo mentore a Savini, al nostro pranzo sociale, e tuttora siamo in buoni rapporti. Gli abbiamo regalato proprio le foto di quella presentazione che loro non avevano e che hanno inserito nel museo di Marco a Cesenatico. Una ricchezza dell'Alma Juventus Fano è sicuramente il circuito ciclistico dedicato ad Enzo Marconi, figura pionieristica del ciclismo sul territorio, una ricchezza che probabilmente molti vi invidiano e che soprattutto vi consente di far fare ciclismo in totale sicurezza a chi si avvicina a questo sport, Paradisi. Sì, esatto. Grazie a Sandro Goffi e Enzo Marconi, di cui abbiamo l'immagine, di cui abbiamo parlato prima, e abbiamo questo fiore all'occhiello qua a Fano, e che tutti ci invidiano. Guardi, due settimane fa abbiamo fatto l'incontro con la Fondazione Scarponi e alcuni relatori sono voluti passare proprio a vedere il circuito, perché che oltretutto è stato recentemente riasfaltato e anche illuminato adeguatamente.
Esatto, e proprio perché non credevano che c'era un percorso chiuso completamente al traffico, con carreggiata di 6 metri. Ma ne avete trovati in altri in Italia in questi anni? Sì, ultimamente stanno fiorendo in Italia. Il nostro è stato il primo, è stato il primo, un progetto che durò diversi anni, allora era presidente Cerruti e Goffi, e dobbiamo tutto... Diciamo, noi come società dobbiamo tutto a Sandro Goffi, perché se non ci fosse stato lui con la sua perseveranza, molto probabilmente non avremmo avuto il circuito. Tuttora Sandro si occupa del circuito, segue le cose che avvengono sul circuito, le sistemazioni, mi ha chiamato anche l'altro giorno, quindi malgrado, diciamo, non è più attivo con noi per raggiunti i limiti di età, però è comunque molto attivo ed è molto attento, perché quella è una sua... creatura. È la sua creatura e lui ci tiene in maniera spasmodica, insomma, è una cosa molto, è molto molto preso. Una struttura che tra l'altro vi dà la possibilità anche di organizzare competizioni. Sì, no? Organizzare competizioni. Poi volevo dire, due anni fa, l'anno scorso, no, due anni fa abbiamo fatto un incontro con Paolo Bettini, ex campione mondiale, che in collaborazione con Cingolani è venuto lì, abbiamo raggruppato la nostra società, la società della Pianello e altre due o tre società marchigiane, e abbiamo fatto girare assieme a Bettini. E Bettini, quando ha visto il circuito, è rimasto entusiasta, ha fatto riprese, l'ha messo sul suo Facebook così... ringraziando la signora Brunori perché non aveva contezza di come potesse essere ben messo questo impianto, insomma. Non come aveva sempre le cose che si hanno sotto mano non si valorizzano adeguatamente, perché nella disponibilità corrente. Esatto, altri li hanno, ma li hanno molto più corti i nostri, massimo sui 1000-1200 metri. Il nostro invece è un circuito dove ci si può fare anche le gare per le categorie superiori, allievi o anche juniores, perché supera i 2 chilometri. Il futuro dell'Alma Juventus Fano ciclismo, come lo vedete? Ma io, guardando avanti, bene, perché comunque abbiamo dei giovani collaboratori che, anzi, ringrazio tutti, non li elenco perché sono troppi, ho paura di dimenticarmi qualcuno. Come diceva Giovanni, la nostra fortuna è che i ragazzi che smettono di correre perché magari prendono altre strade lavorative o studiano, e comunque chiedono tutte le volte di posso venire a dare una mano, e io tutti gli anni, quando finisce la stagione, quelli che smettono fa guarda Simone, scusa, posso venire a dare una mano, avete bisogno, in che modo posso essere utile alla società, perché comunque vogliono ridare, esatto, no. Vogliono ridare quello che la società ha dato a loro, come d'altronde a me Giovanni mi ha cresciuto. E quindi un futuro roseo, Ambrosini? Futuro roseo, sì, dal punto di vista di assistenza, di personale, è roseo. Adesso speriamo di riprendere anche da un punto di vista di atleti. Perché il numero di tesserati. Il numero di tesserati, specialmente nella categoria giovanissimi, perché il Covid ci ha un pochino penalizzati. Noi viaggiavamo sempre sui 25 tesserati come giovanissimi, perché poi nel ciclismo non possiamo avere le 200-300 persone, perché poi non riesce a dare qualità. Per cui eravamo sempre su quei 20, 25, 30 tesserati, prima del Covid eravamo a 20, 10 di questi ragazzi non hanno ripreso l'attività post-Covid, per quanto fosse all'aria aperta, però i genitori avevano paura, perché quando si andava alle gare a quell'epoca lì bisognava firmare 3.000 dichiarazioni, presentarsi con mascherina, i genitori da una parte, veniva meno quello che era il gruppo, lo spirito del gruppo, e questo un pochino quei ragazzi magari che erano lì, ma non erano, perlomeno i genitori, anche loro non erano magari forse ben concentrati sull'attività e ben intenzionati, non avevano ben chiaro dove volevano arrivare, ecco, li ha portati a cambiare strada. Ma parecchi di questo, purtroppo, la cosa che mi rammarica è che non è che hanno scelto altri sport. Hanno smesso di fare sport. Adesso qualcuno, ho sentito che qualcuno ha ripreso un po' con il calcio, però sono stati 2 anni che lo sport proprio non l'hanno fatto.
questo è una cosa che dico che non è successo solo da noi, ma è una cosa che purtroppo è generalizzata, quindi in Centro Italia, ma anche nel Nord Italia, dove abbiamo avuto un calo di tesserati attivi, perché i tesserati non attivi li abbiamo, ma io parlo sempre di tesserati attivi, cioè tesserati che si avvicinano per fare un'attività che, per quanto ludica, però è sempre un'attività che dà degli impegni, e gli impegni comunque sia consentono ai ragazzi di formarsi, perché un'attività senza impegni, non risultati, attenzione, risultati è un'altra cosa, impegni, non fa maturare i ragazzi. È come se andassero a scuola senza il voto, difficilmente si matura. Grazie a Giovanni Ambrosini, dirigente responsabile tecnico dell'Alma Juventus Ciclismo, grazie a Simone Paradisi, allenatore della squadra giovanissimi, grazie a voi come sempre per averci seguito e confidiamo come al solito che lo facciate anche la prossima settimana.